Ciao a tutti, ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi il secondo episodio del Road to Mondiale. Oggi tocca il girone B. B come Bologna. Allora, in questo regolamento ci sono Inghilterra, Stati Uniti, Iran e Galles. Partiamo dall'Inghilterra, che nel ranking FIFA è quinta. Il tecnico è Gareth Southgate, ovviamente inglese. Il calciatore con più presenze è Peter Shilton con 125 presenze. Il capocannoniere ovviamente è l'ex capitano e calciatore del Manchester United, Wayne Rooney. L'esordio fu contro la Scozia il 30 novembre nel 1872 e finì 0-0. La miglior vittoria fu contro l'Irlanda il 18 febbraio 1882 contro l'Irlanda per 13-0. La peggiore sconfitta fu contro l'Ungheria il 23 maggio 1954 per 7-1. Poi ci sta le partecipazioni al mondiale, questa qui è la 17ª partecipazione, con l'esordio nel 1955, e arrivarono primi e vinsero come miglior risultato quello del 1966. Gli europei hanno partecipato 10 volte, con l'esordio nel 1968, e il miglior posto è stato il secondo posto a Euro 2020-22 e 21, scusate. In Nations League invece hanno fatto ovviamente due partecipazioni con l'esordio stagione 18-19 e miglior risultato il terzo posto nell'edizione 18-19 contro, non me la ricordo, do quell'edizione. Poi ci sono gli Stati Uniti che nel ranking FIFA sono tredicesimi. Allora, tredicesimi sono mazza. Non me lo aspettavo. Quando ho letto su Wikipedia, raga, ci sono rimasto. Tredicesimo posto per gli Stati Uniti. Il tecnico è Greg Berhalter, ovviamente americano. Il calciatore con più presenze è Kobe Jones con 164. Il capocannoniere è London Donovan e Clint Dempsey con 57 gol, pari in merito. L'esordio fu contro la Svezia, vincendo 3-2 il 20 agosto 1916. La miglior vittoria fu contro il Barbados, vincendo per 8-0 il 15 giugno 2008. La peggiore sconfitta contro la Norvegia fu l'11 agosto 1948 per 11-0. Le partecipazioni sono state 11, con l'esordio al Mondiale 1930. Il mio risultato è stato un terzo posto, sempre nel 1930. Campionato CONCACAF, 18 partecipazioni, esordio 1985. Il mio risultato, primi nel 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2020. In Coppa America, 4 partecipazioni, hanno partecipato anche per 4 volte alla Coppa America, con esordio nel 1993. Il miglior risultato è il quarto posto nel 95 e nel 2016. Cioè, quindi anche contro le squadre sudamericane se l'è abbastanza giocato. In Confederations Cup, quattro partecipazioni con l'esordio nel 92 e il miglior posto è stato il secondo posto appunto nel 2009. L'Iran, che nel ranking è 21esimo, il tecnico è Carlos Queiroz, portoghese. Calciatore con più presenze, Javad Nkoumanam, 151 presenze. Il capocannoniere è Ali Dahei con 109 gol. L'esordio fu contro l'Afghanistan il 1 gennaio 1941 e finì 0-0. La miglior vittoria fu contro il Guam il 21 novembre 2000 per 19-0. La peggior sconfitta fu contro la Turchia, anzi ce n'ha due, entrambi con 5 gol di scarto.
fu contro la Turchia, la prima contro la Turchia il 28 maggio 1950 per 6-1. La seconda contro la Corea del Sud il 28 maggio sempre, ma questa volta 1958, quindi 8 anni dopo, contro la Corea del Sud per 5-0. La partecipazione al mondiale, questa qui è la quinta, con l'esordio nel 78. I migliori risultati sono stati ai gironi 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, quindi questa qui è la sesta, ho sbagliato a scrivere io. In Coppa d'Asia, 14 partecipazioni con l'esordio nel 1968. Mio risultato l'hanno vinta per 3 volte, nel 1968, 1972 e 1976. Passiamo all'ultima squadra del girone, anche europea. No, è l'ultima europea del mondiale europeo, che è il Galles, che nel ranking sono 19esimi. Il tecnico è Robert Rage, ovviamente gallese. Il campione con più presenze è Chris Gunter, 109 presenze. Il capocannoniere è ovviamente Gareth Bale con 39, quindi potrebbe anche allungare. Esordio contro la Scozia, 25 marzo 1800 76 contro la Scozia per 4-0 sconfitta. Miglior vittoria contro l'Irlanda il 3 marzo 1888, volevo dire, per 11-0. La peggior sconfitta, sempre contro la Scozia, sempre a marzo, ma il 23 marzo, e quindi 2 anni dopo, 1878, sempre contro la Scozia per 9-0. Le partecipazioni mondiali solo due, esordio 1958. Il mio risultato sono stati i quarti proprio nel 1958. Agli europei hanno fatto due edizioni con esordio nel 2016. Il mio risultato semifinale sempre nel 2016. Nella Champions League invece due partecipazioni, esordio 18-19, vincendo il loro girone della Lega B. Comunque ragazzi, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao raga!